E della serie robot assistenti che vorrei subito, Bolly di Samsung, che praticamente è una palla robotica stile BB-8 con una telecamera e microfoni che fa quello che gli chiediamo, ma soprattutto va ad attivare tutta una serie di robot domestici, per esempio il purificatore d'aria che si sposta in base a sensori posti nella casa e va a purificare l'aria là dove serve. Questi vanno diretti nella sezione lo voglio subito. E da LG sono due le cose che mi hanno colpito, sì, oltre ai rinnovati OLED. Una è questa, una porta smart, sì, proprio la porta d'ingresso di un appartamento, di una villetta. Guardate, con due sportelli, uno refrigerato e uno no, con anche un lettore lì, sia di volto, sia di QR code, sia di impronte digitali, che possono permettere al fattorino di turno che ci deve consegnare la spesa di aprire uno di quei due vani. Ma non è tutto, perché dall'altra parte della porta, guardate che adesso si sta aprendo, aiuto la inseguo, c'è uno schermo, ma dentro, vedete, ci sono questi due altri vani che si aprono e ovviamente si può andare a prendere le cose che sono state inserite fuori dal corriere. E questo è il pannello che c'è all'interno della porta, ovviamente touch. Qua vediamo il prossimo ordine quando verrà consegnato, qua vediamo il meteo, il traffico, possiamo anche attivare l'intercom, quindi vedete il videocitofono con l'esterno, insomma una porta smart, mi piace. E qui il secondo prodotto che mi è piaciuto un sacco, la serra idroponica da cucina, sì, perché vedete ha praticamente le sembianze di un frigorifero side by side, ma lì possiamo andare a coltivare quello che vogliamo con un innaffiamento automatico e con una temperatura differenziata piano per piano. È vero, i TV non ve li farò vedere, ma questa nuova serie G magari merita un piccolo approfondimento, perché è spesso solo 22 mm ed ha compreso tutto l'audio e anche tutte le connessioni, quindi perfetto da attaccare a parete. C'è anche la rotolabile, ma quello è già 2CS, lo vediamo, forse era uno, boh, non lo so. Arriverà in Italia? Speriamo. Ecco, sono sicuro che io una borsa con un display OLED curvo la comprerei, ma sono altrettanto sicuro che se la comprassi a Chiara me la tirerebbe in testa. È incredibile, perché allo stand Sony non sono TV, non sono fotocamere ad attirare l'attenzione quanto la Vision S, sì, perché Sony ha portato qua a Las Vegas un prototipo marciante di una vettura elettrica. Perché? Semplicemente per il fatto che Sony produce tanti componenti ADAS, videocamere, sensori radar, e quindi ha voluto creare questo prototipo per dimostrare al grande pubblico cosa può fare, ovviamente in collaborazione con altri brand. Qua ve lo faccio vedere dentro, il design ovviamente è molto aerodinamico, davanti riprende un pochino, mi sembra Porsche Taycan, e giro un attimino dietro, vediamo se riesco a dribblare. Veramente tantissime persone interessate a questa Sony, fa strano dire una vettura Sony, che sicuramente non è un ingresso nel mercato dell'automotive del costruttore giapponese, ma è proprio una dimostrazione che anche loro, se vogliono, possono farsi la loro vettura elettrica, e a me piace pure. E ragazzi, ditemi quanti di voi riconoscono Kicker. Io 30 anni fa ero un super appassionato di car stereo e sognavo i loro sub. In realtà avevo risparmiato e la prima paghetta mi ero comprato un super ampli e un super sub da circa 35 cm di diametro. Mamma mia, quanto pompavano e quanto quell'epoca è finita. Non c'è più, caput, car stereo, ormai è tutto di serie. E chi va a toccare più un impianto? Pochissimi. Forse è un peccato, però non li rubano più. No, vabbè, ma quanto figa è la striscia LED nel cerchio. E con questa sulla Route 66, come ci vedete? Ah, non c'è più nemmeno la Route 66. Mamma, come cambiano i tempi. E le gomme del futuro dicono essere senza aria. Beh, almeno non si buca. E Jeep utilizza Rubicon come testa di ariete per entrare nel mondo dell'elettrificazione. Sto parlando come un giornalista vecchio stile della carta stampata, ma scherzi a parte, sì, e anche per presentare il nuovo marchio delle elettrificate. Vedete? Ibrida, plug-in, ovviamente rimane la meccanica
super fuoristrada, ma eccolo qua il nuovo marchio 4xE. Ma poi mi è sorto un dubbio su questa Rubicon: ma sarà una vera trazione integrale o sarà come quelle vetture che hanno davanti il motore termico e dietro l'elettrico che spinge? E allora mi sono buttato sotto e sì, c'è la trasmissione meccanica, quindi rimane un vero 4x4. E anche Audi porta il suo prototipo di e-tron, una vettura ovviamente elettrica, ovviamente a guida autonoma di livello 4, c'è il volante che però si può retrarre. Vi faccio vedere anche la parte posteriore, ma secondo me Audi porta qui al CES una cosa forse ancora più interessante. Se riesco a passare tra queste specie di frasche, mamma mia, gli stand, i designer si divertono a disegnarli sempre più strani. Guardate, un concept di fanaleria completamente OLED. Cosa vuol dire fanaleria OLED? Vuol dire completamente personalizzabile sia nei colori sia nelle indicazioni. Secondo me questo tipo di fanaleria la vedremo presto sulle vetture. Ma che bella è questa Smart Cycle, guardate, così è chiusa, ripiegata, piccolissima, così è aperta, elettrica, e quanto porterà? Beh, sicuramente a me porta, al Bordons non lo so. E Segway si dà ai quad, ma non totalmente elettrici, bensì ibridi. Oltre a 3 nuovi prototipi per la mobilità urbana e agli scooter, questi sì elettrici, c'è anche una specie di moto bici. Non so se una novità sta di fatto che io non lo avevo mai visto, il robot Master S1 di DJI. Guardate, lui lo sta programmando, un robot che si deve montare completamente a pezzi, qua è smontato, serve per imparare la robotica e anche magari per divertirsi un po', tipo questa battaglia tra robot. E poi le TicPods 2 e le TicPods 2 Pro hanno un form factor diverso rispetto alle precedenti, case più piccolo, vedete, non sono in ear, ma hanno due funzionalità che non vedo l'ora di provare. Prima di tutto 6 comandi vocali, ma non legati né a Google né a Alexa né a Siri, e poi le gesture con la testa. Così si risponde, così si mette giù, e questi sono i comandi vocali. Spero di provarle presto. E attenzione al modulo da un pollice per la One R. Avete visto anteprima, arriverà la recensione presto. E spero che mi arrivi anche presto questo modulo per capirne le potenzialità. E ragazzi, questo è l'Eureka Park. Sono sicuro che in mezzo a queste 1000 startup, aziende, box, insomma, in questo casino ci sia qualcosa di super interessante, ma in un giorno di CES è veramente dura girarlo tutto e andare a scovare veramente le particolarità. Un po' mi spiace, perché secondo me qualcosa di interessante qua sicuramente lo si trovava. E poi che bello, perché passeggi, senti parlare italiano, ti informi e Davide, che figata che avete fatto. Esatto. Prototipo di una sorta di localizzatore sottomarino, perché sapete che sott'acqua il GPS non funziona. Allora lui prende il punto di immersione, poi dopo l'immersione il punto di uscita, e sott'acqua, grazie agli accelerometri, grazie al sensore di pressione e profondità, lui crea il tracciato. Ma la cosa più smart è questo pulsantone. Il diver dove lo mette? Il subacqueo qua? Il diving jacket. Ok? Quindi quando vedo una cosa interessante, che sia un pesce, che sia un relitto, qualsiasi cosa, schiaccia e memorizza quel punto, così che una volta riemerso può taggare le foto e può fare una serie di cose. Andare a prendere note, fare qualsiasi cosa. Complimenti, quando sarà sul mercato? Noi siamo su Kickstarter fino alla fine di gennaio. I primi pezzi saranno consegnati nella fine dell'anno prossimo. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ciao. Vediamo se riesco a scovare qualche altra particolarità. No, vabbè, gira, ci sono anche le startup italiane tutte riunite, dai, andiamo a vedere cosa propongono. Che bello, Daniele, Domenico e Giuseppe da Reggio Calabria portano qua un prototipo funzionante, aspettano finanziamenti su Kickstarter di Smartosso. Praticamente voi date questo al vostro cane, il vostro cane sbava come un disperato dentro al sensore, poi l'osso si mette qua, la macchina lo legge, o meglio legge il pH della saliva, e tada, l'app vi dice se ha bisogno di andare dal veterinario o meno. Smart. Sì, smart osso.
E poi c'è anche chi ha fatto un'applicazione Risto Pizza per ristoranti. Dario Domenico e Giorgio da Lecce, guardate che cosa hanno brevettato: una protesi adattiva. Questo vuol dire che fino ad oggi le protesi elettromeccaniche funzionavano con un processo abbastanza complicato per chi le usava. Questa invece capisce, grazie a sensori elettromeccanici di pressione brevettati, non mi hanno potuto dire di più, che oggetto si va a prendere, quindi automaticamente la mano applica forma e forza esatta. Ho detto tutto giusto? Ragazzi, siete dei grandi, in bocca al lupo. Ci si possono fare le pippe? Ma certo, si adatta! Fantastico! Ciao! Pier Giorgio e Francesco si sono inventati la Nespresso dell'olio, perché loro lo surgelano in monodosi, poi c'è questa macchinetta che va a scongelarlo per averlo sempre freddo, corretto? Corretto. Quindi le capsule d'olio già surgelate si possono comprare sul loro sito con una tecnica particolare di spedizione, arrivano in 24 ore e sono ancora surgelate. Le mettete nel freezer e poi quando vi serve, pam, lo scongelate. E se il corriere ritarda? Non ci sono problemi, li inviamo. Ah, lo rimandate? Fantastico, in bocca al lupo ragazzi. E Arcangelo e Federico mi hanno tentato con un cioccolatino per farmi scoprire la loro applicazione, che è fantastica, praticamente l'Airbnb della cucina casalinga. Voi scaricate l'app, vi iscrivete, decidete quello che sapete fare e ci saranno dei clienti, sì, perché potrete anche far pagare, che verranno a casa vostra a mangiare, corretto? Esattamente. Fantastico. E poi Nuva, ve lo ricordate? Lo scatolotto ce l'avevo, l'ho provato, è diventato così grazie alla loro collaborazione con Generali. Lui rileva tutti gli inquinanti in casa, anche metano e monossido di carbonio, abbiamo un totale di 8 parametri. Nel caso fossero fuori scala, Generali vi chiama e dice: oh, attenzione, ti può esplodere casa o puoi morire. Esatto, è così. Esatto. Ok, grazie. Grazie a te. E Paolo per una lunghissima serie di motivi nel padiglione francese, ma l'ho scovato, lui è milanesissimo e ci vediamo a Las Vegas perché ha fondato Wizz Air, praticamente un vaso che va a monitorare con questo sensore di particolato, questo di umidità e temperatura, la qualità dell'aria, e con un pannello solare non c'è neanche bisogno di alimentarlo, e grazie al wifi con l'applicazione scoprirete che aria avete fuori casa, perché il vaso è messo fuori casa. Esatto, ci saranno centinaia di vasi nelle città, a Milano già abbiamo più di 100 ambassador che metteranno il vaso sul proprio balcone. 101, così mappiamo la città e vediamo quanto è veramente inquinata. Grazie Paolo, in bocca grazie al lupo. Grazie a te Andrea. E da Bitticino buone notizie, perché sia Living Now con i comandi intercambiabili, sia Living Now con il comando di Alexa, finalmente disponibili dal prossimo mese all'acquisto, e finalmente li monterò anche nello studio. Ma la novità invece hardware è questa, ovvero i moduli gateway, i due relè da 16 ma anche da 20 ampere e il misuratore di consumi da DIN, quindi volendo fare dei punti smart si può anche intervenire direttamente nel centralino. E ultima novità che mi dicevano, lo smarter, ovvero il termostato connesso che prende l'intelligenza di Netatmo, praticamente questo è è il Netatmo fatto con l'estetica Bitticino, quindi può controllare non solo la caldaia ma anche le valvole, o meglio le testine di Netatmo, e si comanda tutto dall'applicazione Home Control di Bitticino. Cosmo già mi era piaciuto l'anno scorso, praticamente è una luce da bici che si può attaccare o al casco oppure al reggisella smart. Con il telecomando si possono attivare gli indicatori di direzione, si può cambiare il livello di luminosità, ma soprattutto tramite app si può andare a decidere un numero di emergenza, sente tramite accelerometri se siamo caduti e lo chiama in caso di non movimento, e con l'app si può anche decidere di far funzionare questo faro come freno. Sì, si accende quando sente l'accelerometro che la bici sta frenando. Cool e smart. Le PamuScroll fanno schifo? Ecco le facce di chi le produce. E peccato che i produttori della Smart Belt abbiano già chiuso baracca e burattini, stand vuoto, ma interessante perché guardate, con questa cintura smart si analizza il vostro cammino, la vostra camminata, e la cintura vi dice se siete a rischio caduta.
Non male. E poi in zona Cesarini stavo uscendo dal Venezia per tornare in hotel. Ambrogio, ci siamo. E Carlo, ci sono e hanno il dente avvelenato con un certo, non lo diciamo, ma ve lo ricordate? Io avevo recensito tanto, tanto tempo fa una roba simile. Questa è molto più figa, perché da una parte è, vabbè dai, in due secondi apro perché con una mano non riesco. Input USB, USB-C, dual connector, quindi sia iPhone che micro USB, è un bello USB-C. Tutte le connessioni, mini cavo, magnetico, porta chiave. Mi è già cascato due volte, non si è rotto. Grandi ragazzi. Sempre qua. In bocca al lupo. Grazie. E ora questa scala mobile mi sta portando all'uscita. Sarei potuto stare qua dentro altri due giorni, cose interessantissime. Spero vi siate un po' divertiti, un po' incuriositi. A me questo CS, devo dire, mi è piaciuto. Ho visto cose interessanti e niente, spero di aver fatto anche un po' divertire. Ciao, alla prossima!